questa sera a Torre del Greco per parlare di riqualificazione della costa vesuviana. Qual è l'impegno di Regione Campania? 30 milioni più 80 milioni, intanto per venire alla sostanza. No, dobbiamo completare un lavoro che avevamo cominciato già 2 anni fa per la realizzazione di tutto il sistema di reti fognarie a Torre. Non è andata bene perché l'impresa non ha lavorato, l'impresa subappaltatrice della Gori, quindi c'è stata la rescissione contrattuale, abbiamo dovuto rifare la gara. Vabbè, abbiamo perso un po' un anno e mezzo, ma completiamo per il 2025. Un investimento da 110 milioni di euro per la rigenerazione waterfront della costa vesuviana. E quanto precisato ai nostri microfoni dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'evento svoltosi ieri pomeriggio al Cineteatro Corallo. Un incontro organizzato e voluto dalla vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia, e dal capogruppo PD, Mario Casillo, per promuovere l'azione concreta di riqualificazione ad opera della Regione, ma anche per lanciare l'ambizioso progetto da mettere in campo in sinergia con l'amministrazione comunale di Torre del Greco e destinato al tratto costiero della litorale. Poi abbiamo deciso di fare con l'amministrazione comunale un progetto molto ambizioso di ripascimento del litorale di Torre, cioè di costruire la spiaggia di 40-50 metri sul lungomare di Torre del Greco. Questo ha un doppio valore turistico, ovviamente, perché creiamo una spiaggia e quindi un attrattore economico molto importante, ma questo ci consente anche di realizzare sottoterra il collettore che collega con l'impianto di depurazione di Foce Sarno a Castellammare. Il mare significa economia, il mare significa turismo, il mare significa tutto. Io credo che sia fondamentale, sia essenziale soprattutto per la città di Torre del Greco, che è la città, diciamo, più grande e soprattutto che ha più chilometri che affacciano sulla costa del Golfo di Napoli. Dopo Napoli è Torre del Greco e noi, come sapete, molto, diciamo, improntiamo, è stato improntato anzi il nostro programma sul turismo. Ad aprire i lavori, di introdurre gli interventi, la vicepresidente Raia. Ci sono tanti mondi presenti qui stasera. Si parla di rigenerazione del waterfront, di riqualificazione urbana che riguarda il litorale costiero vesuviano e che ha una parte significativa che riguarda appunto la nostra città. Questo mega progetto restituirà la balneabilità anche ai cittadini torresi. Unico possibile vulnus, la sottoscrizione di un accordo di coesione con il ministro Fitto, che al momento, come precisato dallo stesso governatore, sembrerebbe ancora non esserci. Ovviamente, punto interrogativo, sono i soldi. Tutte queste opere sono finanziate con i fondi sviluppo e coesione, quindi dobbiamo ancora fare questo accordo con il governo italiano e con il ministro Fitto, che ha approfittato di questi mesi per fare gli accordi di coesione con tutte le regioni del nord. Prima o poi arriveremo a concludere, ma è evidente che finché non abbiamo la firma di questo accordo di coesione con il governo non possiamo procedere poi con le gare di progettazione e quant'altro. Un po' di pazienza, ma arriveremo alla meta, nonostante il governo e nonostante il buio Fitto.